Amici di Arend, siamo giunti alla semifinale del cucchiaio di legno con John Warren e Parma che si affrontano per questa gara d'andata spettacolare e ricca di gol. Diamo uno sguardo agli highlights. Al secondo minuto di gioco arriva subito la prima rete, Vervicaro con la punta, infila il pallone alle spalle del portiere avversario. John Warren in vantaggio, non passano troppi secondi che Saraceno ristabilisce la parità, sassata spaventosa da centrocampo e palla in rete. Contropiede di John Warren, ma Romiti chiude bene l'angolo di tiro, la palla va sul fondo, chance sprecata. Magia di Saraceno, uno contro tutti, salta il difensore con precario equilibrio. Anticipa il tiro in sacca in rete, magnifica doppietta del numero 9. Pastore pareggia sotto misura, John Warren c'è. Difesa del Parma troppo distratta in questa azione. Di prepotenza, decorato, va via, testa bassa e resiste alla carica dell'avversario, poi lascia partire il sinistro. Ancora un gol, Romito non ci arriva, punteggio ribaltato. Gol rocambolesco del 4-2, John Warren ancora in rete, il portiere esce a vuoto. Poi su punizione il Parma reagisce, il tiro è raso terra, vincente. Nel secondo tempo i ragazzi maglia gialla pareggiano con Zurlini, servito deliziosamente dal compagno. Parma insiste e trova un nuovo gol con un'altra magia del solito Saraceno. E nell'azione seguente, palo clamoroso a porta praticamente spalancata. Che erroraccio per Santoro che poi non si fa neanche perdonare. Pastore regala un gol incredibile agli avversari, sbaglia il rinvio e Saraceno, opportunista, ci mette il piede. John Warren accorcia con il contropiede, troppa libertà per Decorato che non sbaglia al 16° del secondo tempo. Il Parma chiude definitivamente la sfida con Santoro servito da Saraceno. E poco dopo il 10 ricambia il favore, serve l'assist vincente per un golasso. Saraceno, migliore in campo al Pineta. Pasticcio di Romiti in uscita, John Warren tiene vive le speranze, soprattutto per la sfida del ritorno. Decorato accorcia nuovamente, con ormai la difesa del Parma completamente allo sbando, ma il risultato sembra acquisito. C'è spazio per l'ennesima giocata di Saraceno che danza sul pallone, salta gli avversari come Birilli ed entra praticamente con il pallone in porta. Prestazione sontuosa con 6 gol messi a segno. Dunque il Parma batte John Warren 9-7.